Yeah.
Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a Torino. Buonasera e grazie per l'ospitalità che ci avete riservato. E dipartimmo noi di Messignati per Musonamo tantissimi locali. Con tanta allegria, con cuore e meraviglio, ci facevano saluto alla vice di Torino. Ci facciamo un saluto pure ai forestieri. Non mi fermare, ma canto, tutto il tuo via.
giustizia. Still love me, see me.
riposare. Per voi di mente giù gli colori, l'umana di sogni che nel suo cuore. Di queste manifestazioni in onore di San Gaetano, quindi San Pasquale, scusate, il mio cuore, e anche a Padre Catanoso, facciamo anche il ricordo di San Gaetano, che è il nostro concittadino più illustre e che anche lui è felice perché era un grande devoto di San Pasquale. E un grazie di cuore soprattutto a voi, cari fratelli e sorelle di Corio e delle comunità vicine, San Martino, Palazzano, Muso Puliti, e tutti gli amici della Vallata del Crucio che ci hanno sostenuto con il loro contributo. Senza di voi non sarebbe stato possibile realizzare nulla di quello che in questi giorni abbiamo realizzato. Sì, e l'abbiamo citato.
Benissimo, allora passo la parola a Paolo che vuole dire qualcosa a nome di tutti. Buonasera, Don Giovanni, come ogni volta mi cedo il microfono, io ogni volta trovo difficile parlare a nome di un gruppo di persone che non hanno guardato ora. Basta pensare quando abbiamo montato questo palco, l'altra sera erano 00:30, perché c'era un problema, entra, non entra alla fine, la capacità di Virgilio, la tenacia, entra e ce l'abbiamo fatta. Questo è lo spirito che deve contraddistinguere questi nostri territori, dove dobbiamo mettere tutti da parte la nostra vanità, in primis io che rappresento questo gruppo, e lavorare, amalgamarci insieme, perché il paese, i territori sono di tutti, bisogna essere sempre di più. Quest'anno la commissione, come vedete, si è allargata, ma non è chiusa, è aperta a tutti, anche perché il presidente Don Giovanni rappresenta lui il motore verso tutti noi, quindi basta avvicinarlo, penso, bussare, chiedere, impegnarsi. Chi si vuole impegnare, non c'è posto per tutti, anzi più siamo e penso che meglio operiamo. Insieme si può, chiediamo scusa se abbiamo commesso qualche errore di valutazione, perché si può fare quando si organizza una manifestazione, però immensamente devo dire che superare in questo periodo di crisi oltre 11.000 euro in questo momento non è facile. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo creduto nella Nuova Taranta con molte difficoltà, perché quando li abbiamo chiamati non avevamo neanche un euro, tu lo sai, sono stati disponibilissimi, ce l'abbiamo fatta insieme a voi, quindi grazie, il grazie vostro va condiviso con tutta la comunità parrocchiale, quindi ognuno di voi deve dire grazie a se stesso se la festa si è fatta. Arrivederci e vi auguro adesso, e poi vi ricordano che se vi fermate alla fine chiuderemo con il ballo del famoso Sceccaretto, va bene? Okay. Bene, prima di scendere vi volevo raccontare un aneddoto. Ho ricevuto, non per esagerare, 30 telefonate, perché ci aveva visto e ha visto la nostra scenografia. Mi piace però la Mementieri, ma però andiamo un po' più, e mo veniva, e mo facciamo la Mementieri, ecco, vi faccio i complimenti perché effettivamente la struttura è entrata, però credo che ne vale la pena. Purtroppo il vento ci ha creato qualche piccolo problemino, però l'abbiamo superato, confisco ci vedi. E ora ballavo, Ok, grazie a voi, complimenti per la presenza. Ciuccio. Bene, suonando, signore, Miura, sentite qua, suonando e cantando, ridendo e ballando, siamo arrivati alla fine del nostro spettacolo. Purtroppo sono volati insieme a voi queste tre ore, e ora mi dico, sono volati in modo così, assieme a voi, con la speranza che vi siete divertite con noi. C'è una sorpresa, e con la speranza di conservare un ottimo ricordo a voi, alla Bici di Torino. Prima è doveroso presentare Anna Cetti di Torino. Dove siete? San Martino. Però se ne andò io, giustamente. La chitarra 12 corde e a
grandissimo chitarrista, la chitarra classica, sempre sorridente, eccolo, un viso sbagliante. Signori, un grande applauso per Domenico Scullino. Yeah.
Thank you.